Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Enomis e bentornati sul mio canale. Come potete vedere siamo qui con un nuovo contenuto, una nuova saga, il nuovo gioco di Dragon Ball Z Kakarot. Dopo un sondaggio fatto tra i miei iscritti e i miei follower, mi sono deciso a portare questo nuovo gioco all'interno del mio canale. È un gioco completamente nuovo, oltre a rispettare i capitoli riguardanti la saga dei Saiyan, Cell e Majin Buu, avremo anche a che fare con delle missioni secondarie e anche poter girovagare in giro per il mondo. Non completamente, non è un completo open world, visto che da quanto ho capito, puoi girovagare in giro per appunto le zone che hai a disposizione, solo quelle decise dal gioco stesso. Però lo vedremo pian piano. Io direi che siamo pronti, non perdiamo altro tempo e iniziamo la nostra avventura nel grande e magico mondo di Dragon Ball Z Kakarot. Questo è il piccolo Gohan. Com'è concentrato? Ha visto qualcuno. Che te ridi? Piccolo! Ammazza! Si comincia, ragazzi! Battaglia! Eccoci qua. Allora, questi sono i comandi base. L2 si para. L2 più quadrato, esplosione. Con la levetta sinistra ci si muove. Con la levetta sinistra più R2 si muove in su e in giù. Già questo sarà un po' un casino, ma va bene. L2 più X spinta. E tenendo premuto la levetta sinistra, la super spinta. Caricamento aura con il triangolo. Colpo d'aura con il quadrato. Attacco in mischia col cerchio. X con scatto o schivata supersonica, ok. Poi abbiamo griglia degli attacchi speciali con L1, L2 più X, attacco evanescente, questa sarà da capire che cos'è. Con i tasti direzionali le freccine si cambiano con la griglia degli oggetti, R1 tenere premuto griglia supporti, L2 più R2 ci si trasformerà. Ok, penso che per il momento le cose più importanti sono l'attacco in mischia con il cerchio. Caricare praticamente l'aurea con il triangolo e soprattutto schivare e pararsi con L2. Ok, vediamo un po' che succede. Ok, proviamo. E vattene. Vediamo l'attacco speciale Kamehameha. Bello, bello. Vediamo un po'. L2 ci si para, vediamo un po' com'è. Beh, non mi fai niente. Ok, va bene. Carichiamo l'aurea. Penso che sia più di così. Com'è l'altro? Corpo a corpo con X. Ok, lo sto massacrando, ragazzi. È abbastanza. Ok, pian piano ci sto facendo la. Che cavolo fai adesso? L2 più quadrato esplosione, che cos'è? Sono incavolato. Ok, questo era il colpo. Ah, parati, 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 che cavolo! Ok. Ok, vai con la Kamehameha da vicino. Te sto a massacrare, fratello. Non volevo, però va bene, ok. Vattene, 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 vattene. Ok, questo. Mi sto parando, tranquillo, tranquillo che mi sto parando. Pian pianino. Calma, 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 calma. Non mi dà il. No! Ho sbagliato! Via, 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 via. Benissimo così.
faccio il mazzo a tarallo piccolo. Calma, calma, calma. Ancora. Vediamo. Quanto perdo se mi paro? Un pochettino comunque. Non riesco. Vorrei fare lo scatto, ma non riesco. Ok, qua cosa dice? Scarica. Il tuo indicatore di tensione si riempie man mano che subisci o infliggi danni. Quando l'indicatore di tensione e la tua area sono al massimo, tieni premuto triangolo per attivare l'effetto scarica. Mentre questo effetto è attivo, le tue statistiche aumentano. Puoi interrompere attacchi speciali e combo in mischia per eseguire altre azioni e anche inseguire automaticamente gli avversari sbalzati via. L'effetto scarica ti permette di unire attacchi normalmente impossibili da concatenare e di fare cose come scagliare più Kamehameha a raffica. Ok. Quindi, vediamo un po'. No, devo prima caricare l'aura, se non niente. Aspetta, com'era? Mi stai massacrando. Ok, adesso ci siamo. Io sto preme... Aspetta. Eccola qui, eccola qui. Adesso dovrei essere più forte, vediamo. Perfetto. L'ho massacrato, anche se sto continuando a distruggerlo con il Kamehameha raffica. Ok. Fico. Questa è Radish sicuro. Sta andando sulla terra. この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様が祝辞らなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。<笑>また祝辞った時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟、カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。ああ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。 Non sa neanche di essere un Saiyan, Radish. Arashi no Yokan, Kyoshu Saiyajin. Piccolo Junior, come lo volete chiamare? Piccolo San. Sì. Zutto me wa Piccolo Daimaochu, muccia wari yatsu datta kendo na. Umare kawatta Piccolo wa ora no shitteru naka demo waku waku suru hodo ichiban tsuei yatsu datta. Motto tsuyoku natte aitsu to mata tatakete te na. Boku tatakau nante kowai yo. Omei mo shigyou suria
Figurati, lei vuole che diventi uno studioso. Mamma mia, che moglie che ti sei trovato, Goku. あ、集めてこいって父に頼まれてんだった。確かお魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃ、この辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。 Ok, questi invece sono i comandi a piedi. L2 più quadrato colpo dell'aura, L2 più quadrato tieni premuto colpo dell'aura caricato, L1 tenere premuto cerca aura, con L ci si muove, lo scatto fulmineo con la levetta analogica premuta, triangolo volo accelerato, con il cerchio si esamina o si parla e con la X si salta. Va bene, va bene, va bene, vediamo un po'. Questa è la griglia dei veicoli perché da quanto ho capito in questo gioco potrai anche guidare la macchina, staremo a vedere. E poi guida o scendi. Oggetti sul campo. Sul campo troverai molti oggetti diversi, avvicinandoti a loro li raccoglierai automaticamente, ma nel caso di oggetti importanti dovrai premere cerchio. Raccogli tutto il cibo che trovi perché potrai mangiarlo per ottenere dei bonus o usarlo per preparare vari piatti e ottenere effetti di supporto. Questi saranno molto utili quando dovrai affrontare avversari particolarmente ostici, quindi riempiti lo stomaco regolarmente. Va bene. Allora. Oddio. Questo si salta. もう一つくれ。僕に任せて。お、リンゴの木見つけたみてえだな。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。 Che figo però. È bello poter girovagare dove vuoi. O quasi. Ok. Dove mi stai portando, Gohan? Vediamo se vado più veloce. Oh mio Dio. Ok, aspetta, frena, frena, frena. Dove sei? Mazza però, io sono veloce ma tu sei lento. Dove stai mandando? Ah, laggiù. Ma qua. Io veramente ne avevo viste altre, ma vabbè. リンゴはこれくれでいいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。金。うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか。疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。 Mi tocca stare vicino a Gohan, quindi non posso allontanarmi troppo perché se lo faccio... Vediamo. Arriva, arriva. Ma che? Ti sei messo anche a piangere? Sto qua, non ti preoccupare. Mamma mia, che frignone. Sono qui, tranquillo. Ma dove dobbiamo andare? Ah, per fortuna è vicino. Dove sta Gohan? Marò, sei sempre stanco.
Lo viziamo a sto bambino? È vero. Tanto viziata. お前変わってんな。勉強教えんな。無理だけど。修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。僕、戦うのやっぱり怖いよ。そういや、お前釣りは初めてだったな。あ、そうだよ。じゃあ、俺が学院長の頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。 Arrivati. よし、ここなら釣れそうだな。じゃ。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ。普通は釣り竿を使うけどな。俺らが学院長の頃は尻尾で釣りしてたんだ。Sì, lui ha la coda, ma tu no. Sì。尻尾で釣り? そんなことできるの? うん。 尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。<笑> Ragazzi, non voglio pensare dove si infili quella coda. Ok, prova a pescare con la coda. Questa è una delle attività secondarie che comunque ci servono per acquisire cibo, che ci servirà per aumentare i nostri parametri. Quindi tutto fa brodo, ragazzi. Tutto fa brodo. Ok, immagino che debba usare un'esca. Granchio gustoso M. Ok. Aumenta moderatamente la quantità di oggetti ottenuti pescando e incrementa leggermente le probabilità di scovare un pesce dorato. Va bene. I pesci sono riuniti nel punto di pesca. Ok, quindi presumo che senza l'esca è difficile che riusciamo ad attirare pesci. Ecco la coda. Non voglio sapere dove l'hai messa. Agitiamo la coda. Probabilità di recupero oggetti aumentata. Due usi rimasti. Va bene. Oh, l'ho preso? Sì. Oh, vai col triangolo. Eccolo qua. Ciao ciao pesce. Perché nella realtà non è così? Con un pesce così poi riempiresti un'intera pescheria. Oggetti ottenuti. Due pesci gigante magri e due e una pinna di pesce gigante. やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。うん、僕もちょっとお腹空いてた。 Ok. Ok. Andiamo a cucinare il pesce. Siamo qui. Mangia. Allora, ogni pesce, ogni cibo che mangiamo aumenta delle nostre caratteristiche. In questo caso, col pesce gigante magro ci aumenta dell'1% la difesa della nostra aurea e la pinna di pesce gigante uguale, stesso effetto. Ok, noi dobbiamo selezionarli, presumo, tutti e due. Andiamo col primo. Ok,
Perfetto, così da 0% la nostra difesa dell'aura aumenta dell'1%. Mazza che bestione! Mi fa un po' impressione, eh? Io non me lo mangerei mai, mi fa schifo. Punti salute e aura del gruppo totalmente ripristinati. たくさん食わねえと父ちゃんみたいに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから。一緒にやろうな。 Allora, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso due emblemi anima ricevuti. Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. Gli emblemi anima sono oggetti che rappresentano i legami fra i personaggi e possono essere ottenuti avanzando nella storia. Gli emblemi anima che hai ottenuto sono visibili nel menu Comunità. Gli emblemi sono utili da soli, ma assegnandoli a una bacheca comunità, puoi attivare abilità che ti saranno utili nelle tue avventure. Hai ottenuto Goku, leader della comunità dei Guerrieri Z, e hai sbloccato una nuova bacheca comunità. Vediamo di che cosa si tratta nello specifico. Le bacheche comunità sono il luogo in cui usare i tuoi emblemi anima. Puoi assegnare o rimuovere gli emblemi quando vuoi, quindi ricorda di assegnarli a una bacheca ogni volta che li trovi. Va bene. Per assegnare un emblema anima a una bacheca devi solo premere X nel menu Emblemi Anima e selezionare quello che vuoi assegnare. Il grado di comunità è influenzato dal livello generale della comunità dato dagli emblemi anima assegnati. Quando una comunità raggiunge un certo livello generale, il suo grado aumenta e puoi accedere a nuove abilità comunità che forniscono effetti molto utili per la tua avventura. Dato che il livello generale di una comunità dipende dal livello degli emblemi anima a essa assegnati, puoi anche ridurre il grado di una comunità aggiungendo o rimuovendo gli emblemi. Gli emblemi anima possiedono un livello comunità che influenza la comunità a cui vengono assegnati. Alcuni emblemi sono più adatti a determinate comunità piuttosto che ad altre. Assegnandoli a certe comunità è possibile aumentarne il livello comunità massimo. Aumentando la capacità, aumenta anche il livello di una comunità. Fare doni dal menu comunità della schermata emblemi anima aumenta la capacità di una comunità. Oggetti diversi aumentano capacità di comunità diverse, oltre all'amicizia. L'amicizia influenza le prestazioni di un personaggio di supporto in battaglia. Vedi il relativo tutorial per saperne di più. In questa comunità puoi attivare abilità che ti aiuteranno in battaglia. Potenzia questa comunità se vuoi concentrarti sulle tue capacità in battaglia. Io penso che sarà più facile vederlo con i propri occhi che cercare di capire quello che c'è stato scritto. Non dico che non ho capito niente, però detta così è abbastanza complesso. Dopo aver selezionato un pannello vuoto, premi X per visualizzare la schermata emblemi anima. Ok, allora lui è il leader ed è quello che abbiamo sbloccato, però abbiamo sbloccato anche l'emblema di Gohan. Assegniamolo. Ok, eccolo qui. Fatto. Infatti, allora, il nostro valore del grado di comunità è 1. E abbiamo come abilità valore iniziale indicatore supporto più 5. Poi man mano che aumentiamo il grado della nostra comunità, i vari bonus sbloccati sono quelli che vedete a fianco. Col secondo livello l'attacco mischia più 1, terzo livello attacco aura più 1% e così via. Il seguente bonus è ora attivo, squadra padre figlio definitiva. Perfetto. Posizionando specifici emblemi anima uno accanto all'altro, attiverai un cosiddetto bonus legame, che era penso che in questo caso quello tra Goku e Gohan.
che incrementa il livello di una comunità e rende più semplice aumentarne il grado. Premi il tab nella schermata bacheca comunità per vedere un elenco dei bonus legame disponibili per gli emblemi posizionati su una specifica bacheca. Mi ha regalato un dono da mettere nella comunità, sicuro. Testo sacro di arti marziali, infatti. I parametri amicizia e capacità degli emblemi anima possono essere incrementati tramite i doni. Incrementando la capacità di un emblema, aumenterà anche il livello della rispettiva comunità. L'aumento di capacità interesserà una o più specifiche comunità in base al dono. Per esempio, il testo sacro di arti marziali aumenta la capacità della comunità dei guerrieri Z. L'amicizia influenza le prestazioni dei personaggi di supporto in battaglia. Bene. Ok, X per i doni. Testo sacro. Usiamolo. Ok, la comunità dei guerrieri Z è salita di un grado. Perfetto. Vita quotidiana, parliamo con Gohan. Oddio, ho saltato senza volere. Allora, direi che in giro non c'è niente di che, quindi sì, torniamo a casa. Eccola, la fedelissima nuvola d'oro, ragazzi. Magari ce l'avessi io. Allora, sfere Z. Le sfere Z sono oggetti speciali che puoi trovare sul campo o vincendo le battaglie. Puoi raccogliere quelle sul campo semplicemente avvicinandoti a loro. Sono essenziali per ottenere nuovi attacchi speciali, quindi raccogliene più che puoi. Va bene. Il colore delle sfere Z è legato alla zona in cui si trovano. Per esempio, puoi trovare sfere blu vicino all'acqua, sfere verdi accanto alle foreste, eccetera. Se ti servono delle sfere Z in un colore specifico, cercale in una zona dove quel colore è molto presente. Ok, torna a casa di Goku, però io vedo delle sfere, quindi vediamo un po'. I comandi sono con R1 ed R2 per alzarsi e abbassarsi, anche se non è per niente facile lo stesso, anche qua, cioè, è più facile guidare una macchina. E col triangolo facciamo le capriole, yuhu! Aspetta. Presi. Allora, sulla mappa vedo che ci sono anche gli indicatori degli alberi di melo, però al momento non ce ne servono. Vediamo se c'è qualcosa di interessante in giro. Non dire boh. Mamma mia, quante sfere. Aspetta, andiamo su. Voglio prendere queste. Ok, ce ne sono tantissime. Facciamoci un giretto. Veloce, veloce. Devo solo prendere bene la mira, perché tra su e giù. So, forse vi sto facendo venire il mal d'auto, il mal di nuvola, però vabbè. Oh, 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 vai dritto. Bene, vediamo se ce ne sono altre. Ok, va bene, direi che possiamo andare a casa. Aspetta, già che ci siamo. Diciamo che io tutto quello che vedo per strada prendo. Senza cercare di andare troppo lontano dal mio obiettivo. Ok. Andiamo a casa. Dalla nostra dolce mogliettina arrabbiata. Come sempre. Infatti, guarda qua.
食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当を作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。Sempre coccolissima, tua moglie. Oh, parla con Kiki e chiedele di prepararti il pranzo. Se hai con te frutta, pesce o altri ingredienti, puoi chiedere a Kiki o ad altri cuochi di cucinarli. Mangiare un piatto cucinato fornisce effetti speciali, come potenziamenti permanenti alle statistiche ed effetti di supporto temporanei chiamati effetti dei pasti. Per ogni piatto servono determinati ingredienti e quelli più ricchi hanno bisogno di alimenti più rari. I luculiani menù completi donano effetti ancora maggiori, non sono disponibili sin da subito, ma lo diventeranno nel corso dell'avventura. Ok, quindi questa è la casa. Molto piccola. Molto molto piccola. Vediamo cosa vuole Gohan. Parliamo un attimo con lui. Casa no vento. Tanoshimi da na. Ok. Chotto hara hette kichimatta na. E andiamo da lei. Sore già totte kite moratta zairyo de bento tsukuru da yo. Allora, un menù completo mi ha detto che non si può fare, quindi andiamo con il preparo un piatto. Pesce bollito. Allora, ci sono vari menù, questi sono quelli di carne, pesce, riso, piatti con tagliolini e dessert. Andiamo con quello di pesce, pesce bollito. Questo, effetto pasto, 15% in più di difesa aura, aumento stato, più 50 punti salute e più l'1% di difesa aura. Se facciamo la casa. No. Ah. Oh, cos'è questo? Per mettere alla prova i suoi allievi, il maestro Muten lancia nella foresta una pietra su cui aveva scritto l'ideogramma di tartaruga. Dice poi ai due che solo chi gli riporterà la pietra potrà avere la cena mentre l'altro andrà a letto a digiuno. Goku trova la pietra, ma Krillin lo inganna e gliela sottrae. Torna poi di corsa dal maestro, pregustando la cena, ma lo attende una brutta sorpresa. Questo è Krillin con il suo studio. 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 負けた俺は飯が食えなかったんだよな。Questi praticamente sono dei ricordi che vanno a finire in un'enciclopedia del gioco e sono praticamente dei fotogrammi presi dall'anime originale. Infatti l'enciclopedia Z è stata sbloccata. Otto-san, Muten-ryo-sama-chu, ora ga sewa natta oishisho no toko da. きれい海があって楽しいぞ。そうなんだ。Parla con Kiki e fatti impacchettare il pranzo. Ok, quindi tutto questo, quello che vedete, è quello che succede prima dell'arrivo di Radish, che non si è mai visto nell'anime e che penso che l'abbiano costruito adesso per dare un'introduzione al gioco stesso. これ弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあごはん。うん。エンブレマディキキ。Hai ottenuto Kiki, leader della comunità culinaria, e sbloccato una nuova bacheca comunità. Perfetto, e anche lei è a posto. In questa comunità puoi attivare abilità che ti aiuteranno in cucina. Potenzia questa comunità se vuoi diventare un vero gourmet.
Perfetto. Ok. それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか？ああ、あれだな。 Il cappello con la sfera. Non l'avevo ancora visto. Eccolo qua, lo so, sono un genio. Dragon Ball de na. Shinda ora no jiichan no katami da. Gohan chu o me no name mo sono jiichan kara moratta mon da zo. So nan da. Yoku ni atte ru da, Gohan-chan. Sore o kabutte ria. Jiichan mo o me o mamotte kure kara. Eiji ni sun da zo, Gohan. Ti piacerebbe? ごくさ、ご飯ちゃんをよろしく頼むだ。ティピアチャレベ。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。このようには7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。 あるものは莫大な富を、またあるものは王の座を願い、思うがままってに入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれを巡り世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。 Allora ragazzi, siamo giunti qui alla fine della prima puntata di questa. Un attimo, sto parlando, Goku, un attimo solo. Con calma, con calma. Tanto se stai fermo, non sei in divieto di sosta, non sai niente. Dicevo ragazzi, allora io direi che per oggi possiamo finire qui la prima puntata. Spero che vi sia piaciuta. Per ora il gioco mi sta veramente piacendo. Devo solo prendere un po' più di confidenza con i comandi da combattimento, visto che più avanti andremo più dovremo affrontare delle battaglie sempre più toste e le combo saranno a mio parere sempre più complesse. Però per ora devo dire che il gioco mi piace parecchio. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete tanti like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui sotto trovate come sempre i link agli altri miei social, Instagram, Facebook, e presto creerò ufficialmente anche il mio canale Twitch. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, vi mando un abbraccio e un bacio come sempre dal vostro Enomis. State buono, vai giù. Ciao, alla prossima.